E sono cinque, cinquina di successi di fila per la vastese di Gianluca Colavitto, che continua a volare arrivando al secondo posto in classifica. I tifosi aragonesi giustamente sognano con Fiore e compagni, ora consapevoli di poter recitare un ruolo di primo piano in un torneo molto equilibrato. Non è bastata invece la consueta buona volontà ai pratolani, che hanno denotato i soliti limiti di tenuta difensiva, mancando nel contempo anche delle buone opportunità prima di cadere sotto i colpi degli aragonesi. Per la squadra di casa la vittoria è stata comunque meritata e mai in discussione. Si comincia ricordando con un minuto di silenzio e di riflessione gli atti di antisemitismo accadute a Roma la settimana scorsa. Al quinto subito vastese pericolosa con Fiore, che a due passi da parente scarica sull'estremo Peligno, bravo comunque a respingere. Il portiere ospite però non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Viscardi, che sugli sviluppi di un calcio di punizione dello specialista Fiore supera l'incolpevole parente al sesto minuto. Subito in discesa la gara per i biancorossi grazie ad un avvio di partita di grande intensità. Al decimo però gli ospiti hanno una colossale occasione per pareggiare i conti, ma Bruni, su perfetto cross dalla destra di Conè, tutto solo davanti a Camerlengo, alza incredibilmente sopra la traversa. Gli ospiti non ci stanno e al quattordicesimo Bruni chiama Camerlengo alla prima parata della giornata con una respinta che evita alla sua squadra di incassare il gol del pari. Al diciassettesimo ancora Nero Stellati e ancora con Bruni, che questa volta di testa chiama il portiere di casa ad una parata non difficile. Dopo aver sprecato, la squadra ospite al ventesimo subisce così il raddoppio ad opera di Viscardi, che con un tiro violentissimo dalla distanza supera per la seconda volta parente, realizzando la sua doppietta personale. Il Nero Stellati sotto di due reti accusa il colpo. In campo poi non accade più nulla fino al 44esimo, quando Cristaldi, sul filo del fuorigioco con un tocco morbido, supera parente prima dell'intervento quasi sulla linea di un difensore ospite che salva porta e risultato. Nella ripresa pronti via Leonetti al quarto di testa realizza il gol del 3-0, che chiude con 40 minuti di anticipo il derby dell'Aragona. La squadra in casacca nera con grande apprezzabile volontà continua a giocare. Al sesto è l'ex avezzanese Censori, con una punizione dal limite, a mettere di poco sopra la traversa. La vastese di Colavitto controlla però il gioco senza grandi assilli e con Stivaletta arriva al quattordicesimo vicinissima al poker con la sua conclusione respinta dal portiere dei Nerostellati. Al diciassettesimo ghiottissima opportunità ospite con Di Rocco, che crossa in area per Censori, che quasi sulla linea di porta mette incredibilmente alto. Ma per gli ospiti gira anche male, perché al 22esimo Nicola Fiore, dopo aver superato in serie i difensori ospiti, si presenta in area dove Del Gizzi lo stende sotto gli occhi di Bracaccini, che indica il dischetto, e con Cristaldi che spiazza dagli 11 metri parente per il poker. Cristaldi manca poi il 5-0 al 40esimo, imitato al 42esimo da De Chiara, che sbaglia sotto rete. Al 47esimo e al 48esimo, e dunque a tempo scaduto, ci provano anche i neoentrati in casa aragonese Iarocci e Colitto, ma parente dice sempre di no. Per la formazione di casa festa grande al 91esimo, con la testa però già alla gara del 1° novembre in casa della San Giustese. La squadra anche oggi ha fatto vedere qualcosa di buono sul piano del gioco, ci ha creduto nonostante un punteggio pesante fino alla fine, questo lascia ben sperare. Ti dico la sincera verità, noi abbiamo compiuto delle ottime prestazioni con Campobasso, Recanatese e domenica passata col San Marino, forse meritavamo qualcosa, però purtroppo sai, ti fanno gol e recuperare un problema, almeno per noi in questo momento. Oggi penso che abbiamo fatto una buona partita, giustificare il 4-0 è pesantissimo, però... Cioè, ti ripeto, sull'1-0 per loro ci siamo mangiati un grosso gol con Bruni, forse pareggiando la partita, forse cambiava la partita. Quinta vittoria consecutiva, secondo posto in classifica. Con la Vitto, cosa si può chiedere di più in questo momento alla Vastese? Tutto bene, i ragazzi si stanno impegnando, oggi non era semplice, anzi era una partita molto molto difficile, venivi da un exploit fuori casa, quindi riconfermarti è sempre dura. Noi ce l'abbiamo fatta, complimenti ai ragazzi, e ora ci proiettiamo a mercoledì, che sarà di nuovo un'altra partita molto ma molto difficile. Cos'è cambiato rispetto alle prime giornate, solo i risultati per la sua squadra o è cambiato anche qualcos'altro? Guarda Paolo, i ragazzi dal primo giorno del ritiro si sono messi a disposizione del sottoscritto e hanno dato il massimo.
gli devo fare un plauso sotto il suo profilo. Sono contento, dobbiamo continuare così, perché come ripetevo prima ai tuoi colleghi, non è difficile vincere, è difficile continuare a vincere. E quindi noi siamo riusciti a fare queste 5 vittorie, però viviamo la giornata, mercoledì ci apprestiamo di nuovo, ti ripeto, a sta partita molto difficile, e vediamo che cosa succede.